scintille e tensioni ad Uomini e Donne. Ida Platano contro Cristina Tenuta. Mario Cusitore al centro dello scontro. Sei una poco di buono. Ida Platano contro Cristina Tenuta per via di Mario Cusitore. Durante l'ultima puntata del noto programma Uomini e Donne, trasmessa su Canale 5, si è assistito a un acceso confronto tra Ida Platano e Cristina Tenuta, con Mario Cusitore come mela della discordia. La trasmissione riparte con le dinamiche del trono classico, con Daniele Paudice e Valeri come protagonisti. Il confronto si sposta rapidamente in studio, dove scoppia una lite tra Tiziana e Tina, coinvolgendo anche il segmento del trono over. Le discussioni si infiammano tra Ida e Mario, tanto da necessitare l'intervento dell'esperta Maria De Filippi. Ida e Cristina non riescono a contenere gli animi e la loro disputa diventa il fulcro della puntata. Daniele, le ultimissime sul tronista napoletano. Le faide in studio non si placano. Daniele Paudice, dopo aver invitato Valeri fuori dallo studio, si scontra con lei a causa delle sue dichiarazioni poco lusinghiere sul comportamento delle corteggiatrici, interessate più a mangiare patatine che a conoscerlo. La corteggiatrice risponde con ironia, allestendo una scena con un quadro che la ritrae proprio in quel gesto. Valeri, pur riconoscendo il fascino del tronista, preferisce le maniere più raffinate. Nonostante le differenze, la situazione sembra evolversi positivamente e i due si ritrovano a ballare insieme nello studio. Dopo il ballo, Tina Cipollari solleva dubbi su un'interazione tra Angelo e Tiziana, alimentando ulteriori discussioni. Tiziana si difende dalle accuse e sostiene di essere trattata ingiustamente nello studio. Tina la contraddice affermando che la dama ha già un compagno fuori dal programma. La discussione si infervora ulteriormente, coinvolgendo anche altri partecipanti e svelando retroscena personali. Jasna e Cristiano occupano il centro dello studio con dichiarazioni che scaldano l'atmosfera. Cristiano esprime il suo crescente interesse per Jasna, suscitando l'approvazione generale. Nel frattempo, la situazione tra Mario Cusitore e Ida Platano si complica. Dopo un rifiuto al ballo da parte di Ida, Mario decide di non corteggiarla più. Maria De Filippi interviene rivelando una sorpresa preparata da Ida per il compleanno di Mario, creando un nuovo punto di scontro. Nonostante le tensioni, i due riescono a chiarirsi e a ballare insieme. Tuttavia, la tregua è breve e le discussioni riprendono, aggravate dalle osservazioni di Gianni Sperti. Il colpo di scena finale vede Cristina Tenuta e Mario Cusitore ai ferri corti. Ida e Cristina si confrontano apertamente, con accuse reciproche e momenti di alta tensione. Con questa puntata, Uomini e Donne conferma la sua capacità di generare intrighi e passioni, tenendo gli spettatori incollati allo schermo. La prossima puntata promette già di essere ricca di nuovi sviluppi e nessuno può prevedere che cosa accadrà sul trono di Maria De Filippi.